Bentornati su Fast Forward, la rubrica dove parliamo di quello che accade su internet e che riguarda internet. Questo è un format chiamato Fast Forward Recap e oggi vediamo quello che è successo nel mondo social. Domani vedremo quello che è successo nel mondo SEO. A volte le uniamo, a volte invece le separiamo perché ci sono troppe notizie. Poi vediamo il resto della settimana come andrà. Lo scriverò prossimamente, nelle prossime ore su Telegram. Volevo iniziare la puntata facendo un appello a chi si occupa di divulgazione in ambito social media, chiamiamo così, di smettere di condividere indagini e analisi legate ai social network in genere quando manca YouTube. Ne ha fatto uno, per esempio, Franz Russo ora, ma di solito lui è molto bravo, lo fa Scandellari. Ecco, a questi professionisti che hanno una certa visibilità, che sono molto bravi e che hanno un buon livello, vorrei proprio chiedere di smetterla di condividere queste indagini, come per esempio quella dell'Agicom, come indagini di questo tipo dove non c'è YouTube, perché è sbagliato dire Facebook è primo, per dire Instagram è secondo, LinkedIn è terzo, quando ti manca probabilmente la piattaforma che sarebbe seconda o che sarebbe prima, dipende da che cosa si fa. Perché è un grandissimo errore di comunicazione ed è un grandissimo errore che distorce la percezione di che cosa? Della verità. Cioè, non è che ci occupiamo poi di questi grandi sistemi, eccetera, della verità, di quello che c'è sotto. E queste indagini che non riescono a intercettare il traffico, il pubblico, non considerano YouTube come un ambiente sociale, e creano un grave danno poi. Secondo me è proprio una questione anche di cultura di quello che si fa, di comunicazione, di parlare, cioè è importante accrescere, parlare con le persone in modo che siano più consapevoli e quindi chi ha un ruolo di divulgazione, secondo me, dovrebbe cominciare a farsi due domande su questa cosa, cioè sul fatto che YouTube viene sistematicamente tolto e vedere come agire, magari condividere queste indagini andando a specificare questa cosa, andando a compararle con altre analisi che ci sono, perché stiamo facendo, secondo me, proprio un grave danno e infatti si nota tantissimo, in molte cose YouTube non viene considerata come un ambiente sociale ed è una cavolata enorme. D'altronde anche le aziende, non è un discorso, diciamo, è proprio sulle analisi. Non è un discorso. Le aziende molte volte quando fanno pubblicità non considerano il fatto che possono raggiungere YouTube come ambiente sociale. Ora stanno smettendo di farlo, però per tanto tempo non l'hanno fatto. Secondo me queste indagini è importante invece che siano centrate e focalizzate quando si comunica che un social network è primo, secondo, in un determinato paese e manca. È uno degli ambienti sociali più utilizzati e probabilmente più amati, beh, è un problema, più amati da una determinata fascia, ovviamente. Notizie importanti. Yahoo Groups chiude, Facebook lancia l'advertising nei gruppi. Bellissimo, se vogliamo, proprio fatto che ci sta dando quello che sta accadendo. Bellissima la possibilità di fare gli annunci, di la pubblicità all'interno dei gruppi di Facebook. Io non vedo l'ora che sia aperta a tutti, per ora è in test solo per pochi e solo sul mobile, ma appena sarà possibile targettizzare i gruppi sarà una cosa fantastica. Io non vedo proprio l'ora di poter fare questa cosa. D'altronde Zuckerberg ha detto che il cuore della piattaforma, il cuore di Facebook sono i gruppi, no? E sarà proprio bello vedere la possibilità di fare pubblicità all'interno di questi gruppi, vedere cosa ne pensano gli amministratori dei gruppi, insomma, si aprirà un bel tema. Segnalo invece una notizia che ha dato Navarra su Twitter e ha scritto Bad News Social Media Manager. In realtà non è nessuna bad news di niente. Lui dice, prendendo una nota di Facebook, dice Facebook, noi stiamo cercando di migliorare sempre di più, stiamo cambiando il modo con il quale gestiamo alcune metriche. E compariamo a breve, andremo a comparare usando le metriche che usiamo in ADV, le useremo anche nella parte organica di una metrica molto particolare, che è quella che conta le impression, quindi la reach sostanzialmente va ad influenzare il numero di persone che si raggiungono in organico, perché molte volte veniva conteggiato questa cosa del quando una persona vedeva più volte il post.
come doppio, diciamo così, quindi c'era questo bug in organico, mentre non c'è stato in ADV. Ora lo eliminano, non succede niente, vedrete dei numeri minori, ma sostanzialmente non succede niente. Lui dice bad news, ma semplicemente un aggiustamento di un bug della piattaforma che contava di più. Una cosa invece molto interessante che sta lanciando Facebook è il tempo suggerito per postare il vostro post. Quando postare il post? Ve lo suggerisce Facebook in base ai dati che ha dei vostri utenti, che sono sempre i suoi. Ricordiamocelo sempre questa cosa. I gruppi sono di Facebook, le pagine sono di Facebook e voi le gestite e noi le gestiamo. Quindi il tempo suggerito in base agli utenti di Facebook che frequentano la pagina da noi gestita e sostanzialmente lo suggerisce finalmente, dico perché così la smettiamo con queste indagini che ci dicono postate tutte alle 10. No, postiamo quando è buono per le persone che seguono quella pagina. Per quanto riguarda LinkedIn invece ci sono due novità secondo me importantissime. Uno, Events sta per essere aperto a tutti. L'hanno lanciato in beta, l'hanno testato, sono le pagine per gli eventi. Per alcune tipologie di eventi può essere molto molto interessante andare a vedere come si può fare usare questa piattaforma. Ci sono due tipi di ruoli, organizzatore e partecipante per ora. Secondo me può essere molto interessante anche qui per targetizzare le persone. Invece, un'altra novità super, questa secondo me è ancora più importante, la possibilità di notificare ai dipendenti dell'azienda un post. C'è una serie di notizie, ma di LinkedIn, ma questa è quella secondo me principale lanciata insieme a tutte le altre. Il fatto che se gestisci una pagina aziendale e hai X persone segnalate come dipendenti, lanci una novità, gli può arrivare in notifica. E questo credo che sia importante, soprattutto per chi gestisce aziende con molte persone, quando si comunicano, molte volte la comunicazione manca, sapere che l'azienda costantemente comunica determinate cose, secondo me, insomma, è una cosa da guardarci. Invece vi segnalo che sia YouTube che Instagram nello stesso periodo hanno lanciato delle funzionalità con la realtà aumentata dedicata al mondo del fashion. E questa di YouTube, secondo me, e anche di Instagram, sono abbastanza grosse. Ovvero, l'hanno lanciata in modo apposito per i rossetti, quindi nel momento in cui una make-up artist su YouTube si sta truccando, c'è la possibilità di provare il rossetto come sta sulla persona e quindi provarlo con la realtà aumentata. La cosa bella è tutto il collegamento che andranno a creare successivamente con, io l'ho visto già, il compra questo rossetto. Mi immagino quando sarà collegato tutto completamente in tutto il mondo con Google Shopping, che cosa potrà accadere su tutti quei prodotti che sono provabili, indossabili, testabili, guardabili attraverso la realtà aumentata. Qualsiasi cosa all'interno dei social network può essere provato con un semplice click, lo fa già Amazon con la casa, per esempio, ma immaginiamolo in grande stile su tutti i social. Beh, io credo che sarà un trend molto interessante da andare a seguire. Anche ovviamente Instagram, un'azienda che vende rossetti, che fa delle collaborazioni con gli YouTuber, per esempio, e questi vendono tramite shopping, tramite la realtà aumentata, può investire in advertising addirittura per fare crescere quel video. Insomma, ci sono tante cose che si possono fare anche su Instagram. Passiamo invece al gossip velocemente. Jennifer Aniston ha battuto l'uovo, cioè non come numero di like, ma ha lanciato una foto e ha raccolto sul suo profilo 15 milioni di follower oggi. L'uovo ne ha 7,7 milioni. Siamo nel mondo del gossip. Ha fatto un bel post Valentina Vellucci su questo, dicendo: guardate che questo non è marketing, non è una cosa replicabile, perché intanto hanno cominciato a farci degli articoli. Ma che articolo ci vuoi fare? Jennifer Aniston, che è stata sempre fuori dal mondo dei social, entra sui social e fa questa. Non c'è niente di che. Invece interessante la Disney, che con Disney Plus sta per rilasciare 300 film da subito e ha fatto un thread di Twitter con tutti i tweet dentro, e ogni tweet era dedicato a un film. Vi consiglio di guardarlo giusto per capire cosa stanno facendo.
Chiudiamo con tre notizie che riguardano Google e non riguardano la SEO perché vediamo domani, e sono: 1. Google Maps ha aumentato i report e i reporter e la possibilità di fare reporting, diciamo così. Ora si può segnalare andamenti sul traffico, quindi per esempio se ci sono degli incidenti, strade chiuse, costruzioni, si possono andare diciamo a segnalare. Quindi sta aumentando, la cosa interessante, diciamo così, la possibilità di contribuire e di partecipare tramite segnalazioni sempre più specifiche. Quindi Google Maps incomincia a dare delle indicazioni molto molto precise. Ogni tanto, non so se vi capita, quando siete in traffico, vi dice: ma questa cosa qui è ancora vera? È ancora attiva? E voi con un clic potete fare sì o no. Ci sono delle cose che secondo me bisognerebbe andare a discutere magari in un video a parte sulle segnalazioni dell'autovelox, queste cose qua. Ho visto delle cose che sì, insomma, secondo me sono al limite, però non ho competenze in merito, quindi sto attendendo di trovare qualcuno con competenza specifica. Però la segnalazione di una strada chiusa, di un rallentamento improvviso o di altre cose, oggetti sulla strada, insomma, sta diventando una cosa interessante. Invece, su Google Presentation sono arrivati i sottotitoli. Utilissimo, quindi poter mettere i sottotitoli mentre si sta parlando in tempo reale. Il futuro su questa roba è sempre più interessante perché si potrà arrivare anche alla traduzione simultanea sul proprio dispositivo. È secondo me una cosa che avverrà. E Google Classroom, per chi lo utilizza, ha lanciato una funzionalità bellissima che è la correzione dei compiti. Si possono correggere i compiti, ma cosa molto interessante non è tanto la correzione dei compiti, ma il fatto che quando tu metti una citazione è collegato alla search di Google e ti dice: questa citazione è già presente in tutti questi documenti. Utilissima per gli studenti, perché così possono ampliare le fonti, eccetera, eccetera. Utilissima per i docenti, e secondo me si scavalla quel grosso problema che tutti hanno, per chi fa education, eccetera, eccetera, che è: oh cavolo, su internet si copiano le cose. Questa cosa qui ti rende evidente che, insomma, incomincia a diventare sempre più complesso con gli strumenti che ci sono, perché Google Classroom facilita tanto. Non tutti conoscono le funzioni avanzate di Google per individuare i testi duplicati. E quindi, insomma, secondo me, è una buona cosa per usare un internet in modo sempre più consapevole e per fare sempre un passo, diciamo, avanti. Con questo concluso, domani facciamo il recap sulla SEO e poi vediamo su Telegram, vi aggiorno su tutte le novità che arriveranno su Fast Forward questa settimana, che tipo di video faremo e che argomenti andremo a trattare. A domani.